Ecco, allora dicevo, cominciamo un'altra intervista, perché come dicevo prima, a Risveglio Indaco avevamo chiamato, avevamo avuto la fortuna di conoscere un grande personaggio introspettivo, ma non riesco neanche a definirlo perfettamente, con il quale avevamo incominciato un discorso un po' complicato sotto la sua tenda. E poi l'avevamo cominciato a così a districare qui sul palco. Allora, benvenuto a Federico D'Ambrosio con il suo libro, lo facciamo vedere, La via del cuore. E direi appunto che ci possiamo sedere perché continuiamo quello che stavamo dicendo, perché l'altra volta avevamo un ritmo serrato. A volte il tempo proprio meteorologico a volte aiuta anche a rilassarci un pochino, a rinfrescarsi le idee. È bravo perché il sole è chiaramente accecante, quindi ci fa fare, ci travolge, quindi non... invece questo tempo un pochino pacato ci dà la possibilità anche forse di riflettere di più. Allora, Federico tutte le volte mi fissa con questi occhi e cerca di leggermi dentro, ma il suo sguardo rimbalza perché continua a guardare senza capire che cosa sto pensando. No, non lo so questo comunque. Allora, Federico, dove eravamo rimasti? Allora, la via del cuore. Esatto. Allora, intanto facciamo una piccola introduzione. Perché sei stato spinto a scrivere questa cosa? Perché di solito i libri sono liberatori, un pochino. Sì. Ecco. Però chiaramente è anche un linguaggio che vogliamo far conoscere anche agli altri, quindi i nostri pensieri, le nostre esperienze. Questo libro che cosa contiene? Allora, partiamo che sì, diciamo possiamo dire che è un libro liberatorio, ma libera non solo la mente, ma anche l'animo dai pesi di una vita. E ovviamente io avevo dei pesi, come molti di voi probabilmente hanno nella loro esistenza, perché tutti, a meno che credo. Voi non state surfando nella luce e nell'amore, vuol dire che qualche pesuccio ve lo state ancora portando dietro. Ecco, la via del cuore è arrivata per questo motivo, per alleviare un po' i pesi dell'essere umano, perché attraverso un libro di canalizzazioni medianiche vengono forniti degli strumenti, delle istruzioni appunto, per comprendere di più se stessi. Perché uno pensa di conoscersi, ma quando va oltre l'apparenza, va oltre quello che vede di fronte allo specchio, si può sentire dentro. E quando comincia a fare questo tipo di percorso, che è il percorso di cammino interiore, quindi la scoperta di sé, ci sono varie tappe, no? Che bisogna percorrere una alla volta, naturalmente. Eh sì. E non se ne può saltare neanche una. No, si possono saltare, ma prima o poi bisognerà toccare certi tasti delle proprie esistenze. Sai che di solito per raggiungere, diciamo, l'obiettivo, si devono fare delle tappe, però in modo graduale, perché altrimenti se si usa quella più difficile, magari proprio per togliersi, no, il problema più grosso, e si lasciano indietro quelle più facili, magari non si fa proprio per intero quello che è raggiungimento, o no? Ma guarda, è proprio così, perché noi tutti abbiamo una cosa che ci accomuna in assoluto, che è l'esperienza di oggi. I nostri corpi, quindi noi stessi, siamo fisicamente tutti a Indaco. Quindi l'esperienza, la tappa obbligatoria per tutti gli esseri umani è la vita sulla Terra. Quindi abbiamo il mondo fisico, che alcuni spiritualisti dicono è illusione, non è vero, ma la fisica ci insegna che se io lascio cadere il libro, cade. Quindi esiste qualcosa che si chiama forza di gravità e non possiamo negarla. Voi tutti siete assoggettati alla forza di gravità e quindi non possiamo negare che il corpo fisico non esista e non sia assoggettato a delle forze. Quindi alcune leggi universali che la fisica ha scoperto esistono e sono nero su bianco e sono applicabili a tutto e a tutti. La cosa bella dei principi universali è che si applicano a qualunque cosa. E allora la prima tappa è vivere nel mondo fisico e quindi puoi vivere coscientemente o incoscientemente. Quando sei incosciente vivi gli effetti della tua esistenza, quindi qualunque cosa tu generi la subisci. Quindi se sei cosciente stai attento, ma se sei incosciente
la vita ti riempie di, scusatemi il termine, schiaffoni, e voi non sapete come mai. E quindi ve la prendete con gli altri, sempre contro di qualcun altro. Non è mai colpa vostra. E questo è il primo step. Quando arrivi al secondo step, cominci a ragionare sulle cose. Prima di agire, penso. E quindi ragionando potete finire in un'altra dimensione, che è la dimensione psichica, quella della mente. Noi oggi abbiamo internet e i nostri ragazzi sono praticamente digitalizzati. Metà della loro giornata la passano con la faccia sullo smartphone a vivere un mondo, fra virgolette, illusorio, perché non lo stanno calpestando coi piedi, magari sono con il sederino sul letto di casa e stanno a guardare il telefono per 10 ore. Però nel frattempo hanno relazionato, hanno litigato, hanno provato emozioni, hanno reagito. Oppure se giocano con l'Xbox si ammazzano a vicenda senza creare del karma. Senza una goccia di sangue. Esatto, sono solo virtuali. Per fortuna, in questi casi. Sì, sì. Oppure hanno visitato le spiagge stupende. Sì. Oppure, come dici tu, a parte che si faceva anche quando non c'era internet, c'erano questi amori, no, platonici, che duravano uno sguardo e poi dopo finivano con ci siamo lasciati, non si erano mai visti. Adesso c'è questa cosa di mezzo che è, diciamo, una cosa virtuale, ma il concetto più o meno forse è l'età, no, di questa, sì, generazione, quando si approccia ai primi amori. Adesso un pochino più, loro sono più veloci, sì, sono per il tempo reale, sì, sì, sì. Se passano 3 secondi già sono annoiati. Certo, certo, è dilatato, è un pochino diverso dal nostro, cioè diciamo che non si vogliono permettere di annoiarsi. Esatto. Quando perché invece, vivendo nel piano della mente, quindi in un'altra dimensione, il cervello è molto veloce. Sì. Se noi guardiamo neurobiologicamente, la mente, lo stato alfa, scusatemi, lo stato beta, che è lo stato di destra, no? Quando uno è sveglio, è stato beta, il cervello viaggia a 30 cicli al secondo, mentre quando sei ad occhi chiusi viaggia a 15 cicli al secondo, e quando dormi viaggia dagli 8 agli 0, qualcosa. Tornando al discorso degli step, quindi dei passaggi da fare, c'è un ultimo passaggio da fare, che è quello di cui questo libro parla, che è il mondo interiore. Per cui una volta che sei cosciente del mondo fisico, una volta che sei cosciente del mondo psichico, devi cominciare a toccare quello che è il mondo animico. Quindi iniziare, invece di agire senza coscienza o di ragionare sulle azioni, si agisce secondo sentire. Quindi non ragiono più se la cosa va fatta o non fatta, mi ascolto e in funzione di quello che sento veramente, non di quello che credo, non di quello che mi dicono gli altri, non di quello di cui io sono convinto, ma di quello che sento in quel preciso istante, quindi ascoltando la voce dell'anima, della coscienza, il sentire appunto, allora agisco secondo sentire. E questa è un'altra dimensione ancora, che è quella in cui io vi invito a iniziare ad approcciarvici qualora non aveste già iniziato. Tu, Federico, quanto tempo hai impiegato per avere la coscienza di questo percorso? Allora, avere coscienza di questa dimensione è una parola grossa, per quello, quindi, che è la mia percezione di questa dimensione. Certo. Perché la dimensione animica è infinita, tanto allora, quanto quella mentale. Allora diciamo, cambiamo la domanda, quanto tempo hai impiegato per poter scriverlo e finirlo, questo, e rileggerlo, okay, per capire allora se tutti i passaggi li avevi fatti in modo corretto? Questo libro è stato fatto in quasi un anno circa. Ci sono stati 6 mesi di canalizzazioni in cui appunto questo libro è stato, diciamo, è arrivato attraverso me, ma non direttamente da me. Quindi io sono stato il mezzo attraverso il quale l'anima o delle entità hanno parlato dentro di me e io registravo quello che usciva dalla mia voce, oppure a volte quello che scrivevo. Si chiamano appunto canalizzazioni medianiche. Voi cercate su internet, ce n'è pieno di gente che le fa. Bisogna poi stare attenti a cosa si canalizza, perché quando si fa questo tipo di attività o si canalizza la propria mente, per cui diventa, tra virgolette, un raccontarsi delle storie, se invece si riesce a stare nel sentire, si fa parlare la voce della coscienza o le entità che sono a supporto della vita umana. Perché sappiatelo, non siete soli nell'universo.
ma neanche dentro la vostra vita siete da soli. Noi siamo immersi nell'amore. È difficile a volte da crederlo, perché non lo sentiamo. Ma io vi dico una cosa, quando vi innamorate, indipendentemente da chi avete di fronte, l'amore lo sentite voi e lo sentite dentro. Quindi quando, fra virgolette, vi innamorate di qualcuno, riuscite ad aprire quella porta segreta che è nascosta dentro di voi, che vi permette di amare. E se quella porta l'apriste per voi stessi, indipendentemente che qua c'è lei, c'è un'altra ragazza, c'è un'altra ragazza ancora, di cui io mi innamoro a distanza magari di 5 anni l'una dall'altra, e allora io grazie a lei faccio uscire l'amore. Ma poi quando non mi innamoro più di lei, mi innamoro di un'altra persona, grazie a questa persona faccio uscire l'amore. Allora l'amore è lei che me lo dà, è lei che me lo dà o sono io che lo sento? Ma se sono o io che non lo dai più, ti tolgo il ce l'hai belve. Sì, oggi qui la natura è feroce, si sta divertendo. Si innamorano di te. Sì, sono tutti innamorati. Quindi non ho capito l'ultimo concetto. Allora, quindi se tu per un periodo ti innamori pazzamente, il concetto è legato a un principio universale, che è la legge di risonanza, scusami, è l'esterno e il riflesso dell'interno, che è il principio di causa ed effetto. Allora noi siamo la causa di tutto quello che ci succede in questa vita, ed è difficile da accettare. Quindi dimmi se volete farmi. No, appunto volevo sapere, cioè tu dicevi il concetto era tu ti innamori di me pazzamente, poi sì, dopo 5 era solo un esempio. Ah, scusami. E poi dopo 2 anni invece ti innamori pazzamente, quindi tu stavi dicendo è vero amore, è lei che te lo dà o sono io che grazie a te mi permetto di sentirlo. Ah, ecco. Sì, quindi bisogna essere sempre comunque, sono due corpi comunque che comunicano, no? Certo, si chiama legge di risonanza. Legge di risonanza. Io grazie a te, entità, come essere, che vibri a una certa frequenza, più sei simile a me, più riusciamo a dire siamo in sintonia, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, siamo uguali, no? Cosa significa essere uguali? Vuol dire che io e te, pur essendo entità distinte, universi interi, perché l'essere umano è un universo, perché quando entri nel dettaglio di ogni singola persona, al di là dell'aspetto fisico, del carattere genomico, poi c'è la sfaccettatura. Ma poi quando superiamo gli aspetti mentali, le convinzioni, ah, io sono Federico, ho 40 anni, ho fatto questa scuola, ho fatto questo lavoro, ma io sono solo quello che ho studiato? Sono solo quello che gli altri mi hanno insegnato o sono qualcos'altro? E voi siete solo quello che avete imparato o siete anche qualcos'altro? Se lasciate spazio a quel qualcos'altro di manifestarsi, ed è una cosa molto difficile, ve lo garantisco, perché c'è un controllore del nostro sistema umano che è la mente. Il cervello, dicevamo prima, è molto veloce, viaggia a una frequenza che è disallineata rispetto al corpo, perché il cuore, che è il punto fondante di questo libro, viaggia attraverso una vibrazione che è da 1 a 3 cicli al secondo, quindi in un secondo fa da 1 a 3 battiti. Il cervello viaggia da 1 a 30 cicli al secondo, quindi in un secondo fa 30 pensieri, per esempio. Il cuore ha fatto un pensiero, se, ammesso che pensi, e il cervello ha fatto 30 pensieri. E siamo più razionali, no? Come siamo, in un certo senso si dice alienati. Alienati. Noi siamo alienati a noi stessi, siamo estranei a casa nostra, proprio perché abbiamo i sensi, e i sensi catturano, ci catturano proprio in questa dimensione che è il mondo fisico. Il cervello è, la sua funzione è sovrintendere il corpo, preservarlo, gestirlo, dominarlo e dominare anche l'ambiente, perché se voi adesso siete noi siamo una società e siamo tutti pacifici, è quasi scontato, ma quasi non ha senso questa cosa. Ma se per esempio andate in guerra o se pensate agli animali, gli animali devono avere il cervello sempre operativo, attento a quello che i sensi gli comunicano, perché se sei in mezzo alla savana e senti qualcosa che si muove fra i cespugli, grazie. Se uno si muove fra i cespugli,
se sei il leone te la puoi permettere un po' di lusso, di relax, ma se sei una gazzella stai attento, perché lì sotto c'è il leone che fra un po' ti zompa addosso. E allora il cervello in questo caso serve a coordinare tutti i sensi. Nel nostro caso i sensi ormai sono belli che addormentati, perché noi viviamo nelle illusioni. Voi mi direte: chi sei tu per dirmi che io vivo nelle illusioni? C'avete ragione, io non sono nessuno per dirvelo, ma vi posso garantire che viviamo nelle illusioni. Perché? Perché il cervello umano ha, fra virgolette, si è così evoluto che ha sorpassato il mondo fisico, no? Noi abbiamo la proiezione mentale, l'astrazione mentale, l'immaginazione. La cosa più semplice è i film. Voi provate emozioni e vi immedesimate nei film. Eppure i film che cosa sono? Sono foto che si muovono 25 volte al secondo, 25-30 volte, sono i fotogrammi, e c'è dell'audio dietro. Allora, chi era che lo diceva? C'è un film che si chiama Codice Swordfish, e dicevano: quello che l'occhio vede e l'orecchio sente, la mente crede. Per questo dico viviamo nelle illusioni, perché noi vediamo, sentiamo, crediamo, ma la credenza non è realtà, è una simulazione della mente, e noi viviamo principalmente nel mondo simulato di noi stessi. Quindi noi abbiamo un'idea di noi, crediamo che gli altri siano una cosa, ma in realtà siamo entità finite, perché abbiamo un corpo pesabile e misurabile, ma infinite al tempo stesso. E quindi, tornando allo step 3, bisogna imparare ad ascoltare quello che si sente, perché ignorando appunto il mondo della mente e quindi il mondo delle illusioni, possiamo dare voce all'anima e alla coscienza. E questo cosa ci serve? Ta-ta-ra-da. A capire perché siamo chi qui. Chi sa rispondere? Aspetta, appena risposto. No, appunto. Sei stato velocissimo, sì. Più veloce della tua mente, addirittura. Comunque è un percorso molto difficile. Tu devi tornare ad altri almeno 5 o 6 indaco, per poter... Io ovviamente vi sto dicendo, sì, il sunto del sunto del sunto del sunto del succo, certo, del libro. Certo. Ovviamente sono 151 pagine, ci sono 49 immagini. Bisogna leggerlo con tutta la calma di questo mondo, lasciando che l'anima, il sentire, lo legga attraverso di voi. Lo possa assorbire anche. Sì, perché con la mente farete difficoltà a leggere certi passaggi, ma perché è fatto apposta, per farvi capire che la mente in certi casi non ci arriva, mentre il cuore arriva dappertutto. Perché è più istintivo. Ma senti, allora tu invece, la tua postazione quando si approccia una persona, comunque si avvicina una persona, di cosa chiacchierate? Cioè, secondo te loro cosa vogliono da te? Cosa vogliono sapere? Perché allora non sei ben definito. Allora, c'è chi legge le carte degli angeli, ad esempio con la nostra Madi. C'è chi fa riflessologia plantare oppure craniologia, oppure non so, i tarocchi. Invece tu, esattamente, quando si avvicina a te, perché si avvicina a te? Cosa vogliono sapere secondo te? Cosa capisci? Avranno un certo denominatore comune, no? Questi personaggi. Sì. Io porto informazioni di coscienza, nel senso che io ho fatto vari percorsi: Reiki, dinamica mentale, costellazioni familiari, viaggi sciamanici, sviluppo mentale, filosofia esoterica iniziatica cristiana, matrice dell'anima. Si accomunano queste cose o fanno solo confusione una con l'altra? Sono modi di percepire l'energia. Sì. Alla fine, ma io studio la fisica, mi piace l'elettronica, sono tecnico di telecomunicazioni, programmatore, sistemista. Quindi il mio lavoro era integrare sistemi, far comunicare, non so, Access, Word, Excel, PowerPoint, JavaScript, PHP, ASP, .NET. Sono tutti linguaggi di programmazione che creano cosa? Codice. Il codice che cos'è? Informazione. Ma la conoscenza stessa è informazione, la spiritualità è informazione. E le guide mi dicono in questo libro: l'informazione, se non c'è l'amore, non serve a nulla, sono dati, occupano spazio. Allora bisogna capire perché si fa e qual è il fine. Il fine del mio essere qui è amore. Io sono qui a servizio, mi metto a disposizione e apro me a voi, perché io divento ponte
e vi arriva quello che vi serve, se ve lo permettete. Perché se volete giocare si gioca, se volete sentire si sente, se volete aprirmi la vostra anima si apre dalla mia parte, l'anima, e scendono le guide. Le guide sono entità a supporto della vita umana. Non siete soli, ve l'ho detto, siamo pieni di angeli a supporto della vita. E se voi accettate l'aiuto, dentro di voi arriverà tutto. Non arriverà quello che crede la mente o che il vostro ego vuole, ma arriverà quello che la vostra anima nel profondo desidera. E spesso sono lezioni, perché noi potremmo imparare continuamente dal semplice muoversi di una foglia. Perché c'è un detto che dice: non si muove foglia che Dio non voglia. Allora bisogna capire qual è il messaggio nascosto in tutto ciò che ci succede. Ma per comprendere questo messaggio dobbiamo restare in ascolto di noi stessi. E quindi si torna sempre dentro di sé. Gli altri sono uno specchio, io in questo momento sono qua a farvi da specchio. Cerco di essere il meno deformante possibile. Purtroppo c'è sempre una persona dietro ad ogni anima e la persona interagisce e fa la deformazione. Federico, può succedere che nonostante tutte le tue canalizzazioni oppure tutte queste conoscenze delle varie trattamenti, tu abbia imparato qualcosa magari da chi ti ha raggiunto nei tuoi incontri? Certamente, sì. Assolutamente. Ogni volta che una persona si mette di fronte a me, io le apro quello che sono, ma lei al tempo stesso fa la stessa cosa, per cui io riesco a sentire un altro essere che sta vivendo la vita. E quando riusciamo a entrare veramente in contatto, il mio cuore esplode. A volte piango insieme a loro, perché io sento quello che loro sentono, entro in empatia. Entro così tanto in relazione per essere appunto canale che io sento quello che loro sentono. E allora al tempo stesso rifletto sulla mia vita e su quello che loro mi stanno insegnando in quel momento. Il pianto di solito è un simbolo di dispiacere, no? Come lo interpreti tante volte il pianto? Invece questo libro vi porta a contatto con un'informazione basilare, vitale. Il pianto è il mezzo per liberarsi dal dolore e dalla sofferenza, che sembra così banale, no? Però vi posso dire che i bambini, quelli che non avete ancora condizionato, quando soffrono, piangono, si liberano dalla sofferenza e tornano a gioire. Noi adulti, che abbiamo imparato a reprimere, a controllare, a gestire, a giudicare le nostre emozioni, abbiamo la lacrima un po' difficile e quindi diventiamo rigidi, spesso irascibili. Perché? Perché siamo ipercompressi, siamo distaccati dalle nostre emozioni. Perché? Perché abbiamo un condizionamento enorme. A un certo punto i vostri ragazzi dite: non si piange più, adesso sei grande, sei un sacco di doveri. E quindi sto povero bambino, che lui è collegato con... dovrebbero fare i seminari i bambini, non gli adulti, perché loro arrivano dall'altro lato. Sì, bisogna sempre cominciare. E quindi loro sono più puliti. Certo, sono vuoti ancora di tante condizioni. Sono vuoti del mondo dell'uomo, ma sono pieni del, fra virgolette, chiamalo mondo della creazione, il mondo di Dio, certo. Il mondo di chissà, certo. Chi c'è, no? Sì, sì, infatti. E quindi loro hanno le chiavi in mano. E la chiave è gioia, semplicità, armonia, gioco. È anche uguaglianza, perché anche lui ha le chiavi. Qualcuno di noi ha le chiavi in mano. E se non erano tra quelle, io ero là a spingere la macchina. Allora, Federico, ecco, esatto. Federico, allora adesso noi abbiamo terminato la nostra conferenza. Ti ringraziamo tanto, anche perché è un mondo infinito il tuo. Naturalmente, Federico è qui presente a Indaco per l'intero svolgimento della nostra manifestazione. Lo trovate proprio qui sull'angolo, naturalmente anche le magliette che sono in pandan con il libro, che sono magliette allegre, con la voglia di vivere, e quindi sicuramente avrai qualcuno che ti si avvicinerà magari per insegnare qualcosa anche a te. E comunque magari. Tutto naturalmente ruota sempre intorno all'amore. Sì. Grazie a Federico D'Ambrosio. Grazie. Ringraziamo tanto. A presto e buon lavoro.